presidente della giuria per l'osservatorio del Mezzogiorno, cambio di scena, invito i nostri amici illustri ospiti e relatori ad accomodarsi con l'aiuto delle nostre ragazze e delle hostess e iniziamo la seconda parte della serata. E allora, come diceva il nostro dottor Pignani, presidente onorario dell'ente premio Osservatorio del Mezzogiorno, Osservatorio 2895, dedicato a Samia Giusto Opera. È un Osservatorio senza pessimismo e senza scetticismo. C'è un articolo bellissimo scritto appunto dal dottor Pignani che è pubblicato sulla homepage del sito www.osservatorio.eu, in cui si parla dell'assenza di pessimismo e di scetticismo, dell'idea di ricominciare con determinazione e ostinata speranza. Quindi questa edizione del premio è anche un modo per noi, e soprattutto un modo per noi, nonostante le difficoltà economiche, nonostante la crisi, di ricominciare con un grande senso di speranza. 28esimo premio Osservatorio del Mezzogiorno, memoria come futuro. Dalla memoria di 28 edizioni alla nostra speranza coraggiosamente proiettata verso il futuro. Io vorrei allora Amedeo, vorrei di nuovo al mio fianco, perché in effetti abbiamo fatto cambio scena, di là si è venuto qua, quindi brevissima introduzione questa volta, ovviamente, sui premi. In più questi premi, avendo già detto diverse cose, vorrei semplicemente ricordare che il Osservatorio del Mezzogiorno, il premio del Osservatorio del Mezzogiorno, è alla 28esima edizione, è l'ultimo, ma non rimarrà l'ultimo premio nazionale che si svolge sulle tematiche dell'economia meridionale, della cultura, della società. E consentitemi di dirvi, lasciando subito poi la possibilità di partecipare ai premiati a questa fase cerimoniale, che il premio ha avuto negli anni scorsi delle importanti personalità che sono state, che hanno ricevuto questo riconoscimento. Ne voglio ricordare solo alcune negli ultimi anni. L'anno scorso Joan Kloss, che è il presidente dell'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa delle città e dei problemi dello sviluppo territoriale, che è venuto qui e è stato con noi in quella giornata e ha ricevuto questo riconoscimento. Qualche anno fa abbiamo premiato Hans Stiemann, a proposito di Germania, è stato il protagonista della ricostruzione di Berlino, uno degli uomini delle istituzioni al tempo stesso della cultura architettonica e urbanistica più importanti d'Europa, che ha avuto questo prestigioso, questa sua presenza, con la sua presenza ha dato lustro al premio Osservatorio del Mezzogiorno, e dall'America abbiamo avuto anche una personalità come, Alexander Orlando, che è stato qui con noi a parlarci di innovazione aperta e a darci una testimonianza concreta di come le distanze in quest'epoca si possono ridurre. Grandi premiati italiani, ne voglio ricordare uno solo. Lo abbiamo premiato purtroppo alla memoria, ma lo abbiamo premiato con tutto il nostro affetto. Si è trattato di Angelo Vassallo, che è stato premiato. E poi, vorrei anche ringraziare chi ci consente di rendere sempre più esplicite non solo le innovazioni e le novità di questo premio, ma anche la storia del premio, questo lungo percorso iniziato con Michele Giglio attraverso un nuovo sito. Proprio la cosa del nuovo sito web del premio Osservatorio del Mezzogiorno, che è seledoro.eu, nel quale potrete ritrovare tutta la storia del premio, tutti i premiati anno per anno, le sezioni di questo premio, la ricchezza di questo evento. Ogni anno attualmente viene fatto il bando, partecipano numerosissimi studiosi, personalità del mondo della stampa, dell'informazione, della cultura, e quest'anno il premio verrà dato per la saggistica, per i giovani studiosi, per il giornalismo e per la buona praxis. Sarà proprio Antonio a ricordare. La giuria è terribile. La giuria è composta da Alessandro Bianchi, docente dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, è stato ministro delle infrastrutture, da Achille Coppola, che è presidente dell'Ordine dei commercialisti di Napoli, da Umberto De Gregorio, che è editorialista di Repubblica,
da Amedeo Di Maio, che è docente dell'Istituto Universitario Orientale, da Alberto Gandescia, che è direttore della Fondazione Mezzogiorno Europa e che è subentrato a un altro grande amico del segretario Mezzogiorno, ad Andrea Geremicca, che è stato qui con noi fino al termine del suo percorso di vita e ci ha dato una mano, così come Michele Vito a dare lustro a questo premio. Poi Adriano Giannova, che è docente di economia e presidente della Svimez, Diego Guida, che è un editore napoletano di primissimo piano, Emanuele Imperiali, che è un giornalista che si occupa soprattutto di economia e di mezzogiorno, Mimmo Liguro, a cui va il nostro saluto grato, purtroppo questa sera per problemi di carattere familiare non è tra noi, ma Mimmo è stata ed è l'anima di questo premio dal punto di vista della sua promozione, della sua comunicazione da parte della giuria, Massimo Marrelli, direttore dell'Università Federico II di Napoli, Luigi Mascini Migliorini, che è docente quindi dell'Istituto Universitario Orientale, e poi il professore Raimondo Paschino, rettore dell'Università degli Studi di Salerno, infine Dulcis in fondo, insieme a Mario Raffa, che anche egli è docente dell'Università di Napoli Federico II, i nostri carissimi amici Alfonso Ruffo, direttore del Teatro, e Nino Vina, presidente del comitato organizzatore e componente della giuria. La giuria è molto ampia e dalla giuria sono nate le proposte che prevedremo questa sera o le valutazioni sui lavori che si tratta di ambito. La giuria ha lavorato quest'anno utilizzando molto la rete per evitare continui spostamenti, per consentire a tutti di esprimere il proprio parere. Il giudizio di questi componenti della giuria è pervenuto alla segreteria del premio e con i giorni scorsi abbiamo chiuso i nostri lavori dando pieno riconoscimento ai premiati di questa sera, ringraziando anche a nome dei componenti della giuria per la loro disponibilità e per la loro presenza questa sera tutti i premiati. Un grazie, scusate per qualche imprecisione, per l'emozione, per la stanchezza, e un saluto, arrivederci al prossimo anno con un premio ancora più forte e più significativo dal punto di vista delle risorse, ma non dei premiati, che stasera sono i primissimi. Ho ricordato i premiati a livello internazionale, i premiati stasera sono italiani che danno lustro al nostro territorio a livello non solo nazionale ma a livello internazionale, e li ringrazio particolarmente per essere venuti Gino Nicolaris, Domenico Arduti e Teatro Inti come premi speciali, e poi quelli che ascolterete. Grazie, grazie. Speciale per l'innovazione al professor Luigi Nicolaris, che vorrei qui ovviamente al nostro fianco, presidente del CIPA. Ecco la motivazione per le sue attività di ricerca a livello internazionale e le iniziative sviluppate nei ruoli prestigiosi che ha ricoperto nelle istituzioni scientifiche, nel mondo accademico, in Parlamento e come ministro a favore dell'innovazione e del mezzogiorno. Luigi Nicolaris ha saputo unire il rigore scientifico, la ricerca e la capacità di promuovere talenti ed eccellenze nel campo dell'innovazione e delle nuove tecnologie, con una visione dei problemi del mezzogiorno e delle loro possibili soluzioni, che denota grande passione e amore per questa terra. Prego. Oltre alla nostra saluta, questa sera abbiamo una piccola ciliegina sulla torta, che è un cofanetto contenente alcuni scatti fotografici del Fiume Sele eseguiti dall'artista Lello Gaudio. Un saluto è importante. Volevo veramente dedicare questo premio a tutti i ricercatori che lavorano con me, perché se noi vogliamo parlare di innovazione, qualunque bravo ricercatore è un innovatore, perché per avviare una ricerca deve avere una visione di qualcosa che non c'è ancora, che è la ricerca che lui sta avviando, col pensiero di avere qualcosa che non è ancora molto a noi. Perciò credo che loro sono veramente reali innovatori. Al professor Luigi Nicolaris.
dell'Economia al dottor Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia S.p.A. Per il suo impegno lungimirante e tenace, volto al risanamento e alla crescita dei settori economici vitali per lo sviluppo del territorio meridionale. La sua attività in diversi ruoli ricoperti, sia nell'ambito dell'iniziativa privata che dell'intervento pubblico a sostegno e promozione dell'impresa, ha contribuito fortemente al rilancio di comparti fondamentali dell'economia del Mezzogiorno e alla formazione di una nuova imprenditoria, dotata di consapevolezza, capacità di innovazione, responsabilità e disponibilità al rischio, fattori indispensabili per il futuro del Sud. Consegna a breve il professor Mario Postilli, prorettore, seconda università di Vorrei aggiungere solo un'altra parola, perché Agnini è nata 25
5 anni fa come una cooperativa, una parola che adesso forse è meno di moda di qualche anno fa. La natura della cooperativa è quella di essere una società di persone, a differenza delle società di capitali. E quindi vorrei, ricevendo il premio in nome di tutti noi, ricordare due dei nostri soci che ci hanno preceduto. Un grande artista e poeta che nel tempo di questi 25 anni è stato sempre, credo sarà sempre più apprezzato, Antonio Di Mille, e un altro uomo che ci ha insegnato moltissimo del mestiere del teatro, che è Antonio Sercento. Grazie. Italo Lullo, una traduzione al volo.
del significato di due parole a nuovo sul titolo in inglese. Molto brevemente, perché noi abbiamo sul tema dell'articolo, abbiamo un lavoro critico che cerca di dare un contributo allo studio delle determinanti sui differenziali di produttività tra nord e sud Italia. In questo senso, quello che c'è nella traduzione, senza andare un po' nei dettagli. Io vorrei molto brevemente ringraziare la giuria per questo che considero un riconoscimento molto importante. E un augurio è che questo premio possa avere lezioni future, non così di economia come ho sentito prima gli organizzatori, perché da quanto mi è sembrato dal dibattito che ha preceduto la cerimonia, che è anche un'occasione di dibattito importante sulla giorni, tanto in tanto ritorna come tematica rispetto a quella che vogliono persone minori rispetto a loro in questo giorno per il bilancio del paese, quindi è un'occasione di dibattito. È anche un'occasione per chi si occupa di ricerca, come diceva l'onorevole prima, avere quella che è una gratificazione del lavoro che si fa con passione. Quindi, grazie ancora. Complimenti ancora Italo, nostro sindaco, un suo saluto, un intervento a proposito di questa faticosa e faticata ventottesima edizione. Io ringrazio tutti per il lavoro, innanzitutto i giovani che hanno lavorato affinché questa manifestazione è andata bene. Nella sostanza non è cambiato niente. Niente, nonostante diciamo che è stato più volte puntualizzato la questione economica, però quando ci sono le idee c'è la sostanza e quindi diciamo che il risultato è stato ottimo anche questa 18ª edizione. Saluto tutti i nostri illustri ospiti che hanno avuto l'onore di parlarci, saluto il sindaco illustrato di Usco, De Vita, il sindaco di Senecchia e Beniamino Pinto che ha voluto onorarci di questa presenza, l'assessore sempre del comune di Lusco e quanti altri hanno voluto partecipare a questa 18ª edizione. Sicuramente mettiamo un punto e iniziamo insomma da capo subito per lavorare l'anno prossimo per ripartire la 19ª edizione. È stato un grosso risultato anche quest'anno. Grazie a tutti. Sezione Europaid, premio sezione Europaid a i tanti ingredienti dello sviluppo, ripartire dal mezzogiorno, di Gianluca Palma. Consegna il premio il dottor Gianfranco Cecchino, presidente dell'Europa. Io risposto, così lo spazio alle autorità e il presidente. Consegniamo il premio. Ecco, un applauso. Un saluto per noi, ringrazio la Sofia, ringrazio l'organizzazione, ringrazio tutti voi per avermi fatto vivere questa meravigliosa esperienza. Nel mio saggio ho parlato di tanti enti dello sviluppo, quindi per far crescere l'Italia e in particolare il mezzogiorno bisogna non siamo una ricetta per il mercato, ma bisogna agire su tanti elementi, no? Dalla ricerca, dalle infrastrutture, fino ad arrivare alle persone. E voglio aiutarvi citando la frase di Sant'Enni, che dice: grande per il paese in cui le persone si uniscono sotto casa per riparare la fontana.
via del rito, quindi entriamo in un aspetto molto molto significativo della nostra storia. Saluto la Sperlativa che è qui con noi. Agli articoli di Carlo Solito pubblicati da Il Mattino, dal titolo Nel ventre della terra i sentieri del silenzio, nelle grotte del civetto con l'acqua alle caviglie, uno scrigno di luce tra le bellezze nascoste, viaggio ad un rallentatore nella città bianca e nera, quell'alito di vento sulla magia del cratere, come i cani da tartufo nel vuoto di caverne e cunicoli. Complimenti, Carlos. Anche se secondo me ti sei allontanato poco, piuttosto lontano. Allontanato un poco, ma appena potuto ci sono tornato, con immenso grande piacere. Io, come dire, legandomi a una citazione di Carmine Pignata, al quale sono molto molto affezionato, lui anni fa mi disse: pensare in piccolo, pensare in grande, fondamentalmente ha lo stesso dispendio di energie, tanto vale pensare in grande. E questa cosa me la sono un po' ritrovata dal mio ritorno dal Quebec, dove ho appena presentato il mio ultimo film prodotto dalla Dragons Film, che per intenderci a Hollywood ha prodotto anche con la DreamWorks Kung Fu Panda, e loro mi hanno dato un po' del visionario in relazione appunto a questo grande pensare mediterraneo, e per il quale sono stato letteralmente onorato. Come onorato fondamentalmente sono stasera, e quindi saluto tutti voi e dedico anche a suo marito, signore, grande maestro, questo premio. Grazie ancora. A parte vedo a Project Village 2012, Alta Irpinia del comune di Lusco e il paese di Alice della cooperativa Volo Alto di Battipaglia. Chiamo qui a mio fianco il sindaco di Lusco, Giuseppe Di Lina, e mi è arrivata anche Maria Carmela Morra per la cooperativa Volo Alto. Vorrei il vice sindaco di Oliveto Cintra, al mio fianco Antonio Moscato, per la consegna dei premi. Io mi sposto. Sediamo questo momento, voilà. Così togliamo un peso alle nostre hostess e lo passiamo ai nostri premiati. È un peso molto piacevole da sopportare. Il premio al sindaco di Lusco. Il sindaco è un grande accenno a un'ottima iniziativa che avete attivato sul vostro territorio. Ma in tempi di scontri di civiltà vera o presunta, soprattutto immaginata, un'iniziativa di confronto e di dialogo con ragazzi di Europa, di tutto il mondo. Quale posto migliore se non uno dei paesi, mi permetto di dire, dei più belli d'Italia, senza nulla togliere la mia città, mi faccio complimenti per un paese che conosco da poco, che è bellissimo, davvero bello, questa vostra città. In quanto vice sindaco sconfinato, sindaco di mantenermi il premio, ho approfittato di lui. Quale posto migliore? Ciò che si tratta di dialogo, di confronto, se non un comune tipico dell'Italia meridionale. Una sola notazione che permetto di fare, nella mia esperienza di sindaco da alcuni anni, ho fatto già questo sindaco 20 anni fa, una difficoltà dobbiamo vincere, ne usciremo alla grande, nonostante i momenti difficili che ci aspettano, ma al sud che ha risorse, intelligenze, soprattutto i ragazzi e le ragazze, manca qualcosa. Meno invidia, meno cattiveria, più solidarietà. Ce la facciamo, siamo tutti qua. La storia è la storia di Mario e con voi. Grazie sindaco, restate un attimo ancora con noi, ma ricordate la cooperativa Volo Alto, che tra l'altro conosco personalmente, che anche
io facendo parte insieme ad altre collaboratrici che abbiamo qui nell'Associazione Teatro dei Dioscoli, lo vediamo moltissimo da diversi anni col piano di zona S5 di Empoli. Allora Maria Carmela, velocemente, le attività della vostra copertura. Consentimi un ringraziamento doveroso, ma soprattutto sentito. Io devo ringraziare perché sono onorato di aver ricevuto questo premio, chiaramente io, ma rappresento tutta la cooperativa, sono la sola consulente di nessuno. E voglio ringraziare ovviamente l'amministrazione di Rivedo, il mio padre anche, il padrone di casa, e il presidente della giuria, professore Elegori, e quindi tutta la giuria che ha creduto in questo percorso. Il premio lo voglio dare ai ragazzi di cui ci occupiamo, alle famiglie, ai giovani collaboratori, perché parlavamo di giovani, che sono costretti a scappare. Io sto investendo nei giovani, devono essere coltivati, ma devono sapere che costruisce il futuro e dare loro delle possibilità. Nel nostro piccolo ci troviamo. Quindi, perché purtroppo solo la buona fascia bisogna dire. Allora, lei mi ha chiesto, in effetti, di cosa ti occupo, bravissima, è una cooperativa sociale che nasce a Fattivale nel 2003 e si occupa dell'inserimento sociale e lavorativo delle fasce svantaggiate, nello specifico temi psichiatrici. Quindi la nostra è una vera e propria sfida, perché sappiamo che purtroppo i ragazzi che hanno questo tipo di patologia non hanno facilmente accesso al lavoro per un profit, e si può capire anche. E io proprio per questo che stiamo creando, che presidenzia come un esempio, anche per congressi ad hoc, perché con la giusta anche formazione e inserimento di altro possa anche tu chance in un contesto più protetto. Chiaramente il progetto non è solo questo, avete avuto modo di valutare molto più ambizioso. E quello che ci tengo tanto a dire è che questo progetto che vuole favorire il turismo ecosostenibile sui nostri territori, però operando in ambiti culturali, prima parlavamo della cultura. Io dico la cultura e la conoscenza ci rende liberi, ma non ho inventato nulla, ma è così. Così come la cultura può portare in economia, anche in economia solidale. E noi vogliamo portare un messaggio, uscire dalla logica dell'assistenzialismo e far capire in effetti quando c'è l'impegno, c'è l'innovazione e soprattutto la partecipazione del territorio, perché noi legati di questo progetto si basa su questo, forse ce la possiamo fare ad arrivare tutti insieme a realizzare qualcosa di essere utile. Grazie. Questa edizione con il riconoscimento speciale, riconoscimento speciale del premio segretario del soggiorno e degli enti locali a Christian De Liso, giovane pianista e compositore, testimone ed esempio dell'eccellenza italiana e meridionale di impatto musicale. Il suo talento è riconosciuto nel mondo da San Pietroburgo, la cui orchestra filarmonica ha diretto con successo nel 2009, a Baltimora, negli Stati Uniti, dove dal 2010 è consulente artistico della St. Moritz Opera Festival. Benissimo, buona, ottima presentazione. È stato ovviamente impegnato insieme agli enti locali del territorio in un progetto artistico di valorizzazione della Villa Daiala di Bava. Vorrei di nuovo mio fianco il sindaco di Rivedo. Diciamo la presenza con il nostro sindaco. Il sindaco di Rivedo è consegno il riconoscimento speciale del premio Segretario Mezzogiorno e degli enti locali a Christian De Liso. Per la federazione e io vi saluto sempre.